Buongiorno a tutti cari amici, benvenuti alla puntata di oggi di 58 Seconds Review, la mia rubrica quotidiana in cui, come sapete, vi parlo degli album che più mi hanno colpito. Come sempre vi chiedo la gentilezza, se vi piace questo appuntamento, di iscrivervi al canale YouTube e se vi va di parlarne con gli amici che pensate possano amare il jazz. Grazie, grazie davvero. Oggi ho scelto per voi un album che si chiama Passion Flower, è stato pubblicato dalla Sunnyside e il protagonista si chiama John DiMartino. John è un bravissimo pianista di New York e insieme al suo quartetto, che è composto da Eric Alexander al tenore, Boris Kozlov al contrabbasso e Louis Nash alla batteria, rivede 14 classici scritti da Billy Strayhorn. Billy Strayhorn è stato uno dei più importanti collaboratori dell'orchestra di Duke Ellington, uno degli autori insieme a Duke di moltissimi classici e quindi uno dei più grandi compositori della storia del jazz. Quindi quest'album ci permette di riassaporare alcuni classici veramente conosciuti, rivisti per formazione piccola del quartetto. Il brano sicuramente da non perdere si chiama Chelsea Bridge. Ciao, grazie e a domani.